Una serata che sarebbe piaciuta al califfo, quella organizzata a Villa Patrizia di Montecatini Alto dai suoi amici di Bagni di Lucca. Musica, spensieratezza e solo un pizzico di malinconia, nel ricordo di uno dei più grandi autori ed interpreti della musica italiana recente. A condurre la serata, promossa da Fabrizio Giovannini, la giornalista sportiva Barbara Scarpettini di Sky, che al microfono ha raccolto testimonianze ed aneddoti sulla vita di Franco Califano da coloro che l'hanno conosciuto nel periodo in cui il cantante ha vissuto nella città termale. Al telefono è intervenuto anche il musicista Tullio De Piscopo, impegnato in tournée con Pino Daniele. E a rievocare la musica del califfo ci ha pensato il maestro Roberto Bianchini, che ha riproposto le sue più belle canzoni. Ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Nel corso della serata un annuncio importante. Parte da Bagni di Lucca l'idea di intitolare una fondazione a Califano che possa occuparsi di sostenere i giovani artisti che vogliono emergere nel campo della musica e dello spettacolo. Con soddisfazione dico che è partita proprio da noi l'idea qui da Lucca di creare una fondazione in memoria di Franco Califano. Ne abbiamo già parlato con gli amici di Roma e in particolare con Antonello Mazzeo e ci vedremo a breve per tirare giù un po' tutte le condizioni di questa fondazione. Un'iniziativa che, se riuscirà a decollare, legherà definitivamente il nome di Califano a quello di Bagni di Lucca e della Lucchesia.